Oggi torniamo a vedere Lightroom e lo facciamo grazie a una foto che ho fatto circa un annetto fa al Parco delle Fucine di Casto, in provincia di Brescia. È un bellissimo parco con delle bellissime cascate e per gli appassionati ci sono anche delle ferrate che vanno dai livelli più bassi fino ai livelli più alti. Avrei voluto provarla, ma alle 2, quando sono andato a chiedere se mi facevano fare una ferrata, mi avevano detto che erano aperte solo la mattina, quindi ho saltato la ferrata, ma sicuramente appena mi sarà possibile ci tornerò perché è veramente un bellissimo posto. Ma iniziamo subito. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Ma andiamo a vedere una di queste foto che ho scattato nel Parco delle Fucine di Casto, così potrete vedere anche voi che posto fantastico è. Questo scatto è un po' complicato perché, come potrete vedere dopo quando siamo a monitor, siamo contro luce, quindi abbiamo una parte in forte luce e una parte in forte ombra e abbiamo parecchia foschia data da questa umidità dell'acqua che appunto ha contatto con i raggi del sole, evapora e ci dà tantissima foschia. E andremo a vedere come gestire questa situazione e che risultato si può ottenere. Ma saltiamo subito al monitor. Apriamo il nostro file su Lightroom e andiamo a vedere prima e dopo. Questo è il risultato finale che vorrò raggiungere. Ma iniziamo dal file originale. Da questo scatto possiamo vedere che, appunto, come vi dicevo prima, siamo molto contro sole, quindi abbiamo una parte in forte ombra proprio dove c'è la cascata e una parte molto illuminata che è la parte alta con queste luci sovraesposte, sono bruciate purtroppo, errore mio. In questa occasione avrei dovuto fare un bracketing di esposizione, andava bene anche solo uno stop, ma potevamo farlo di due stop per essere un po' più sicuri, per bilanciare correttamente in post-produzione la parte scura e la parte chiara. Purtroppo questo era un luogo di passaggio, continuavano a passare persone su questo ponte e anche qui davanti sul sentiero, quindi non avevo tantissimo tempo, non potevo mettermi col cavalletto. E sì, questo comunque è un buon risultato, poteva essere migliore, però possiamo vedere che comunque è stato scattato a mezzo secondo e l'ho scattato a mano libera. Ero appoggiato con il GorillaPod sulla ringhiera di questa staccionata, di questo corrimano che arrivava fino da questa parte, mi sono appoggiato lì, ho scattato, ho portato a casa lo scatto. E mi sono mosso perché appunto lì poi continuavano a passare persone e non riuscivo neanche a trovare mai il momento giusto. Quindi è andata come è andata. Ho portato a casa questo scatto che è interessante perché comunque la composizione è buona, il luogo è molto interessante. Purtroppo tecnicamente non è perfetto come esposizione, ma in post-produzione andiamo ad aggiustarlo. E inoltre un'altra cosa che si vede è questa foschia data dall'evaporazione dell'acqua e dai raggi solari che la colpiscono. Infatti questa zona qui si può vedere che è piena, piena, piena di foschia. Vedete qui com'è molto, cioè si vede che c'è tanta foschia in questo scatto. E andremo a toglierla. Quindi come prima cosa, come facciamo sempre, come faccio io sempre nella post-produzione, vado a eliminare i punti bianchi bruciati, vedete qui, e vado ad alzare leggermente i neri per assicurarmi che non ci sia nessun nero bruciato. Io questo lo faccio perché quando poi vado a stamparle, specialmente su questo materiale che è alluminio, se ho delle alte luci bruciate, tipo in questa zona, si vede tantissimo perché appunto vengono totalmente piatte, riflettenti. E vista frontalmente no, ma se ci muoviamo leggermente di lato si vede, ed è molto brutto, che sono zone bruciate. E quindi vado sempre a fare questa piccola operazione preliminare per essere sicuro che quando andrò a stappare questo scatto non avrò questo tipo di problema. Poi una cosa che vado a fare subito è abbassare le alte luci di parecchio, perché vediamo che abbiamo tantissime alte luci in questa zona, le porto proprio a zero, meno 100%, e vado ad alzare le ombre per tirare fuori il meglio che posso da questa parte frontale. E anche con le ombre vado a più 100%. Purtroppo non è uno scatto HDR, se no potremmo tenere molto di più, ma comunque ci accontentiamo di questo file. Sempre per lo stesso motivo che qui ho dei bianchi bruciati, vado ad abbassare leggermente i bianchi, meno 35, e
E un'altra cosa che vado a fare quasi subito in questo scatto, che negli altri non faccio, ma in questo scatto, siccome abbiamo visto che c'è moltissima foschia, vado a lavorare sul daze, che è, diciamo, è l'antifoschia in italiano. Poi non so la traduzione giusta in italiano, ma comunque è un'antifoschia, un'antinebbia, qualcosa del genere. E qui, come abbiamo visto, dovrò agire molto pesantemente sul daze perché abbiamo tantissima foschia e proviamo per ora a portarlo a 75, che è un valore altissimo, ragazzi. Di solito io sto sui 15, 20, massimo 25 in questo scatto, proprio per farvi vedere come si può correggere uno scatto che magari non è perfetto, lo andrò a utilizzare molto alto. Magari 75 è un po' troppo, vado a 55, che comunque è molto marcato. E siccome questo daze ha portato nell'immagine molto molto contrasto e mi ha scurito in generale tutta l'immagine, come possiamo vedere dall'istogramma, andiamo ad alzare l'esposizione per bilanciare l'istogramma più o meno. Così ho esagerato un po', andiamo a circa 1,70. E per ora vi sembra tantissimo perché l'immagine è super chiara, ma adesso con calma andremo a lavorarci ancora. Per correggere ancora un po' questa foschia aumento leggermente il contrasto, diciamo di 10 punti, abbasso leggermente il clarity, ma poca roba, di 10 punti per dare un po' quell'effetto glowing, diciamo, nelle alte luci. Vedete qui, se lo porto a 0, vedete questa zona qui. Ora, per esagerare, lo metto a meno 30 e se guardiamo questa zona qua vicino alle foglie, vedete come fa questo effetto glowing, diciamo, questo effetto bagliore. Ovviamente non lo metto a 30, lo tengo a 10. Poi andiamo a togliere le aberrazioni cromatiche, anche se qui comunque non ce n'erano molte. Sì, però vabbè, questo lo facciamo sempre, tanto non porta nulla di negativo nell'immagine. E per regolare un po' il colore vi insegno un piccolo trucchetto della tab calibration. Nella tab calibrazione, se abbiamo dei verdi e delle zone tendenti all'arancione, come può essere appunto il marrone di questa roccia, e se abbiamo dell'azzurro, specialmente dell'azzurro, con questo slider, ora lo porto al massimo giusto per farvi vedere, ci dà questo look un po' americano, un po' come si vedono nei film tipo Mad Max, che si chiama teal e orange, quindi tipo azzurro e arancione più o meno. Questa ovviamente è esagerata, noi la mettiamo a meno 10, però giochiamo tanto con la saturazione e andiamo a più 50 e possiamo vedere prima di questo effetto e dopo, e vediamo che i colori sembrano un po' più ricchi, anche se non è come aggiungere la saturazione, perché ora vi faccio vedere, se aggiungo 50 di saturazione a tutta l'immagine, vedete che risulta uno scatto inutilizzabile. Quindi quella saturazione lì agisce solo sul blu primario, e siccome non c'è tantissimo blu ma nel verde c'è un po' di componentistica blu, andiamo ad agire leggermente su quello che è il verde. E parlando di verde, possiamo vedere che questa immagine è molto molto bilanciata sul verde, perché come bilanciamento io avevo messo, come vi dico sempre, daylight, e con daylight abbiamo questa tipo di cromia, soprattutto in un ambiente molto verde. Quindi per correggerla, visto che mi piacciono le immagini un po' più calde, questa è un po' troppo fredda barra tendente al verde, vado ad aumentare circa a 7000 il calore, così da ottenere un'immagine un po' più tendente all'arancione. Quindi facciamo un bel filtro radiale e andiamo ad abbassare l'intensità, l'esposizione di 0,3, giusto per bilanciarla un attimo. Poi andiamo ad applicare subito anche un filtro graduato per appunto ridurre tantissimo questa esposizione, e anche lui lo mettiamo a meno 0,3, ma aumentiamo anche su questo il daze, lo mettiamo a 15, per appunto aumentare il contrasto e rimuovere ancora ulteriormente la foschia che abbiamo. La stessa tipologia di filtro la applico anche in questa zona, magari senza il daze, per andare ancora a correggere quella sovraesposizione un po' troppo forte che abbiamo in questa zona. E per far risaltare ancora di più la cascata, andiamo a creare una specie di effetto vignetta
applicando un filtro graduato anche nella zona qua in basso, magari qua andiamo a meno 0.5 per scurire un po' questa zona. E siccome voglio scurirla un po' di più, vado addirittura a meno 1 stop. Vedete, non è troppo invasiva perché comunque avevamo dell'ombra e può starci logicamente parlando, ma ci permette di enfatizzare ancora di più quello che è la cascata. E ne applico uno anche in questa direzione, non a uno stop ma a meno 0.5, sempre per quell'effetto qui di vignettatura che voglio dare e per andare ad abbassare ancora di più la foschia di questa immagine. Adesso andiamo ad agire ancora con un filtro radiale in questa zona, ma non lo facciamo scuro ma lo facciamo chiaro, quindi aumentiamo l'esposizione di 0.3 per andare appunto a incentivare ancora di più questa zona. Facciamo un po' più piccolo, se no andiamo a colpire anche là in alto che non ci interessa. E oltre all'esposizione però dobbiamo aumentare leggermente il contrasto, alzare le alte luci ma abbassare le ombre, appunto per creare un po' più di contrasto di questa cascata. E vediamo un prima e un dopo. Comunque abbiamo già bilanciato un po' meglio quello che è l'esposizione totale dell'immagine. Per simulare un po' i raggi del sole e il sole che comunque colora la scena, utilizziamo sempre un filtro radiale e in questa zona qua molto chiara togliamo l'esposizione e diamo un po' più di colore, appunto per dare il senso di sole, quindi mettiamo circa a 50 la temperatura e a 15 la tinta. Ora vediamo una tecnica molto importante e una feature del filtro radiale che abbiamo anche sul filtro graduato, molto molto importante per la post produzione, di cui poi dedicherò un video separato perché è un elemento veramente molto importante. Come possiamo vedere qua in basso c'è la possibilità di applicare una maschera e in questo caso vado ad applicare una maschera di luminanza. Attivando questo selettore noi andremo a vedere dove sta interagendo questa maschera, e per farvi vedere abbasso del tutto la smoothness per farvi vedere meglio dove sto applicando questo filtro. E in range, nella parte diciamo di sinistra, abbiamo le zone totalmente nere e nella parte di destra abbiamo le zone totalmente bianche. E siccome io voglio applicarlo soltanto nella zona bianca, vado ad aumentare questo range. E come potete vedere, quella zona qui, quella colpita dal rosso del filtro radiale, è sparita totalmente. Quindi questo filtro ora, togliendo la maschera, andrà ad agire solo su quella parte lì luminosa. Solo per farvi vedere, ora la porto a zero e regolando ancora un po' il range vado ad agire soltanto sulla parte centrale e poi la riporto a zero. Questo serve appunto soltanto per simulare un po' la luce del sole, e per simularla ulteriormente duplichiamo questo livello tenendo premuto Ctrl Alt e spostandolo, e lo ampliamo su tutta questa zona. Ovviamente riguardiamo la maschera e noi vogliamo invece colpire questa zona qui, quindi allarghiamo la maschera, non di tanto, così la facciamo un po' più morbida diciamo, e andremo a regolare tutta quest'area. Vediamo un prima dei filtri e un dopo. Vedete che la parte centrale diventa un po' più arancione, qui è un po' troppo, quindi vado a 25 di temperatura e a 5 di tinta, e abbiamo dato un po' quell'effetto di luce che comunque già arrivava da quella parte, ma l'abbiamo colorata leggermente. Per dare una personalizzazione un po' di questo scatto, voglio togliere leggermente quello che è il verde che si sta amalgamando un po' troppo con l'arancione, quindi vado ad agire sulla tab dei colori, prendo il verde e lo tiro leggermente verso il blu, quindi diciamo di 30 punti all'incirca, e facendo questo poi vado ad abbassare la saturazione e la luminanza, l'esposizione diciamo di questo colore. Siccome però noto che l'immagine è molto molto gialla, vado a desaturare di parecchio il giallo, facciamo un meno 30 sul giallo
desaturiamo un po' anche l'arancione e lo tiriamo un po' più verso il giallo, anche lui, e però così vediamo chiaramente che l'immagine è molto desatura, quindi andiamo ad aggiungere un po' di vibrance, diciamo 40 perché appunto siamo molto desaturi, e aggiungiamo anche leggermente di saturazione, diciamo 5 punti, e tirando le somme possiamo vedere il prima, che appunto abbiamo una foto con una parte molto sottoesposta che è questa dove c'è la cascata, una parte molto sovraesposta che è questa qui dove batte il sole, anzi con le alte luci bruciate. Era un ottimo scatto dal punto di vista di composizione e di location, ma purtroppo tecnicamente avevo sbagliato l'esposizione perché non riuscivo a fare un bracketing in quella situazione. E questo invece è il risultato finale che abbiamo ottenuto con un po' di magheggi, perché un po' abbiamo dovuto sovraeditare l'immagine, e a me di solito non piace usare valori così alti nelle mie foto, ma comunque era l'unico modo per ottenere una foto bilanciata abbastanza correttamente dal punto di vista dell'esposizione per poter utilizzare questo file. Abbasso leggermente le ombre per dare un po' più di contrasto e diciamo che questo è il nostro scatto terminato. E vediamo un prima e un dopo. Per l'editing di oggi su Lightroom abbiamo terminato. Se hai trovato qualche cosa interessante che magari non sapevi e hai appreso qualche nuova tecnica di post-produzione, fammelo sapere qua nei commenti e lasciami un like per aiutarmi a far crescere tantissimo il canale. Se non sei ancora iscritto, questo è il momento buono di farlo, perché io pubblico 2 video a settimana, uno il martedì e uno il venerdì alle 10, e quindi sarai super aggiornato sul mondo della fotografia. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram, nicolas.tornielli, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!